è andata molto bene, cioè più di quanto credessimo proprio, guarda che schifo, c'è pieno di roba. La canzone che sapevo meglio era quella in giapponese. No, ma io ho detto i testi per gli ospiti, invece tutti. Allora, è andata strabene effettivamente, però l'abbiamo strutturata in una maniera tale che meglio andava e più ospiti chiamavamo, no? Questo era... Non ci vedo un cazzo. Ora meglio, no? Amazon, dove si erano? Anche col braccialetto ai dipendenti arriva a mezza giornata a casa, figata. Sono degli schiavi, però... Volete mettere ad avere lo scooter in mezza giornata? No, dicevo, l'ultimo livello della campagna crowdfunding era credo 150% ed era l'inserimento di un'ultima canzone per completare la setlist, e noi avevamo in mente di chiamare un super ospite che non vi dirò il nome, però tuttavia raggiunto il traguardo, Music Razor ci ha chiamato e ci ha detto: guardate, non è possibile averlo questo ospite, è troppo. È troppo anche per noi, non riusciamo, dovete prima raccogliere le 7 sfere del drago. E da lì in poi abbiamo girato un po' tutto il mondo tra concerti, ma in realtà lo scopo vero era quello di raccogliere le sfere del drago. Abbiamo preso il Giappone, l'Europa, in America anche, ma l'ultima, la più difficile da prendere, proprio la più difficile di tutte, era nascosta al parco Nobisada a Modena. È stato uno scontro durissimo, ragazzi, è stato... Ma ce l'abbiamo fatta! E proprio lì, nel parco Nobisada, è comparso il drago Sharon e mi ha detto: Ale, che cazzo vuoi? E io gli ho detto: io ho un sogno. Famoso Marco Massimo. Chiudo gli occhi, vedo un drago. Ho un sogno, voglio duettare col mio idolo! E lui mi ha detto: chi è? Te lo faccio tornare in vita, Freddie Mercury! Ma che cazzo fai con me? Elvis Presley! Te lo faccio tornare qua, lo vedo! No, ma cazzo, prima, sono lì a mangiare. Ti faccio tornare Michael Jackson! Ma detto, no, ma cazzo, prima Michael Jackson, dopo mi fa piacere tutto. Allora gli ho detto il nome e lui l'ha fatto partecipare al disco. Però non vi dico il nome. Facciamo la sigla, iniziamo e poi vedrete voi. Maestro! Sai, Dragon Ball, perché non c'è un drago che...